Amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da una nuova edizione della nostra trasmissione. Anche quest'oggi vi proponiamo una serie di interviste a personaggi di spessore del mondo del calcio. Iniziamo con Fabio Capello, che ha fatto una panoramica sulla nostra nazionale ma anche sul campionato. Partiamo dalla nazionale perché è una vittoria importante quella contro l'Inghilterra, che può dare davvero nuova linfa a questa avventura azzurra che naturalmente deve fare a meno del mondiale. Beh, una bellissima vittoria, fare complimenti a Mancini per aver messo una squadra in campo con caratteristiche diverse, con un sistema di gioco diverso rispetto a tutto quello che ha usato fino a poco tempo fa, quindi vuol dire avere idee chiare, ma bello lo spirito della squadra che aveva perso dopo aver vinto l'Europeo la qualificazione per i mondiali, e quindi è un bel auspicio questa vittoria, ma soprattutto vedo davanti qualche cosa di sereno. Perché Fabio Capello sarà durissima poi guardare il mondiale in poltrona, ascoltarlo alla radio, no? Beh, è una delle cose che speravo non succedesse. Speravo di fare tifo per l'Italia, poi fra l'altro l'emozione azzurra è sempre nel mio cuore e quindi ci auguriamo che questo non succeda più. Raspadori tra i giovani sta compiendo un ulteriore salto di qualità? Guarda, Raspadori io l'ho premiato col premio Bulgarelli. L'ho scelto fra i giovani emergenti e sta mostrando che la scelta che avevamo fatto era una scelta azzeccata, perché è un ragazzo che ha tecnica, capacità e soprattutto molto serietà. Ho incontrato la famiglia, mi ha fatto una bellissima idea di unità familiare. Per quanto riguarda il campionato, è più grave la crisi dell'Inter o quella della Juventus? Ma le crisi sono gravi sempre, dipende da come possono essere risolte, e quindi devono tutte e due trovare la soluzione. Il Napoli è la più attrezzata fino a questo momento per quello che ha potuto vedere per queste prime 7 giornate? Beh, il Napoli sta giocando molto bene, probabilmente gioca il miglior calcio fino a questo momento visto, con molta continuità, c'ha tutto per essere una delle candidate al campionato. È contento di vedere l'Udinese al terzo posto? Sono contento perché ancora una volta dimostrano di saper scegliere i giocatori, di saper fare bene il mercato e soprattutto di avere una squadra che come qualche anno fa era protagonista, quando c'era Zico, Causio e questi, adesso è tornata in una posizione classifica che la fa giocare con più tranquillità. La ripresa del campionato ci sarà Inter-Roma, Mourinho che torna a San Siro, è una partita molto importante per l'Inter ma è anche importante per la Roma. Beh, direi che è una partita molto importante per tutte e due le squadre, ma soprattutto far vedere il vero valore delle squadre. Io mi ricordo che in una partita con la Roma dimostrammo, pur perdendo, di essere competitivi. Ecco, questa è una partita che devono dimostrare tutte e due la loro competitività per il campionato. E le prossime due saranno fondamentali, delicatissime anche per Allegri, campionato e Coppa. Ma questa è una domanda per i dirigenti della Juventus, non per me. Io, per quanto mi riguarda, spero che la Juve sia ancora protagonista, perché essere protagonista vuol dire arricchire il campionato italiano. Chiedo anche un giudizio sulla Fiorentina e su Italiano: è diventata un po' troppo prevedibile in questo avvio di stagione la Fiorentina rispetto all'anno scorso? Ma l'anno scorso era una Fiorentina che era molto pericolosa da affrontare perché aveva grande determinazione e velocità di gioco. Adesso probabilmente lo hanno capito gli avversari, e questa è la cosa importante. Gli avversari ti studiano e ogni volta cercano di metterti in difficoltà. Ecco, adesso l'italiano deve trovare le soluzioni. Jovic le sembra un giocatore in grado di affermarsi nel nostro campionato? Aspettiamo. Questo si può dire alla fine del campionato. Adesso un giocatore che ha le qualità, perché tutti sappiamo che ha delle qualità, possa avere la capacità di capire dove sbaglia, cosa deve fare e come migliorarsi. Quando si va a giocare all'estero non è semplice, non è facile, per cui credo che questo sia un giocatore dalle ottime potenzialità che va aspettato. L'ultimissima, il Milan rischia di essere un po' troppo dipendente da Leao? Ci sono dei giocatori importanti che fanno la differenza, ma non mi sembra che il Milan sia dipendente, l'ha dimostrato per tanto tempo, anche quando veniva sostituito durante le partite, che la squadra può giocare senza Leao. Che poi Leao sia un giocatore di grande qualità nessuno mette in dubbio.
L'ultima, signore, dobbiamo chiudere. Volevo fare un'ultima io. È una stagione che magari può decretare un campione d'Italia a sorpresa. Ma è un campionato molto difficile, come tutto avevamo messo Juventus e Inter fra le favorite, il Napoli era l'outsider, si sta dimostrando una squadra competitiva. Sarà difficile perché ci saranno 7-8 squadre competitive, quindi ogni partita potrà fare un ribaltamento di situazioni nella classifica. Altro personaggio di rilievo del nostro calcio, Zdeněk Zeman, mai banale, sentiamo che cosa ci ha detto in questa intervista ai nostri microfoni. Mister Zeman riscuote sempre grandi consensi, anche qui a Trento ha sempre trasmesso la gioia per il calcio lei. Ma io cerco di trasmettere, non sempre riesce, però è importante provarci, spesso secondo me più ci si impegna più riesce meglio. Il campionato di quest'anno le sta piacendo? No, attualmente. Io spero che il campionato cominci dopo i mondiali, perché per ora ci sono troppe squadre che hanno delle difficoltà a fare un buon calcio. Il Napoli per infortuni, per squalifiche. Il Napoli comunque le sembra la più attrezzata o no? In questo momento Napoli fa risultati migliori, sì. C'è anche una Roma che ha sì incontrato delle battute d'arresto, però c'è grande entusiasmo intorno ai giallorossi. Lei che ne pensa? Ma fa parte da Roma. La Roma c'è pubblico appassionato che segue la squadra, che si interessa e Mourinho è bravo a richiamare quella gente che prima stava a casa. Non è da scudetto ancora però? Io penso di no, anche se per ora è tutto da giocare. Sorpreso dalle difficoltà della Juventus, Allegri in discussione? Beh, quando non si vince si sono messi tutti in discussione, anche Guardiola che secondo me è il miglior allenatore al momento. E quindi dipende, lui c'ha qualche infortunio in più, qualche squalifica in più e penso che paga anche questo, ma non solo. È normale che uno si stupisce quando Juventus perde a Monza. Però calcio è così, si può perdere con tutti, si può vincere con tutti, alla Juve di solito ha vinto più di perso. Però si parla molto del non gioco della Juve. Anche quello, non gioco, perché chi è che gioca? In Italia nessuno? No, giocano poche squadre, quindi se giocano allora se tu ti vedi Empoli o Udinese che giocano qualche cosa però non fanno risultati come devono fare quelli che vogliono vincere il campionato. Italiano può essere definito il suo erede con il suo 4-3-3 oppure comunque può avvicinarsi a lei? Ma lui è cresciuto con me, perché io quando ero all'Icata lui giocava a Ribera nei allievi, e quindi poi lui dice che mi ha seguito, io ho seguito a lui e ha fatto un buon lavoro. Poi Firenze è sempre piazza una delle più difficili per fare calcio, tanto è vero che hanno vinto poco o niente durante la storia, però io spero che lui ce la farà a riuscire a fare le prestazioni alla squadra all'altezza. Ultimissima sulla Lazio, deve trovare un po' di continuità, secondo lei può essere l'anno in cui si può anche giudicare meglio Sarri? Vabbè, Lazio a parte Sarri ha fatto sempre così, anche sembra che ha imparato qualcosa, poi va a perdere 2-3 partite che non si aspettava nessuno. Io spero che quest'anno trova un po' di più continuità. Adesso un'analisi sulla Roma che punta quantomeno ad entrare tra le prime quattro, ma uno sguardo anche ai giovani attraverso questa intervista a Bruno Conti, autentico simbolo dei giallorossi. Penso che dopo l'Europeo c'è stato, non direi un piccolo rilassamento dai festeggiamenti, pensando già che noi fossimo già una grande nazionale, ma questo nel calcio ci può essere. Però io vedo molti giovani interessanti, da Raspadori, da Chiesa, e insomma sono ragazzi che in prospettiva possono fare grandi cose, ma credo molto in questa nazionale, perché adesso c'è la delusione, ma che poi bisogna anche interpretarla in un modo positivo, che è importante. Perché i club italiani, soprattutto in alcuni ruoli, pescano soprattutto all'estero e non danno spazio ai ragazzi anche del settore giovanile?
Io questo è quello che faccio parte di questo mondo e veramente io voglio che si cominciano a riscoprire i nostri vivai, dare più responsabilità ai nostri giovani, dare la possibilità di inserirli, ma non si pensa di più a fare le squadre per vincere un qualcosa che per avere in questo momento, anche se più di stranieri, vedo che il Milan sta facendo una programmazione con i giovani e il Milan sta portando avanti un programma molto importante che ha una prospettiva futura. E a volte si fanno delle squadre per poter vincere uno scudetto, un campionato e arrivare in Champions. Io penso che bisogna cominciare già a dare la possibilità a questi giovani di dargli una possibilità di giocare. Lei conti ad esempio Scamacca non lo avrebbe fatto andare all'estero? Ma queste sono scelte, oggi qui gestiscono tutti i procuratori, non gestiscono più i calciatori, per cui se Scamacca ha fatto questa scelta avrà deciso lui insieme a qualcuno. La ripresa del campionato ci sarà Inter-Roma, che tipo di partita vede, che tipo di partita si aspetta? Ma è una partita che sono due squadre che vengono, diciamo così, da una sconfitta e chiaramente che non vogliono perdere, ma che sono due grandi squadre che stanno facendo una grande programmazione e sarà una partita aperta e bella da vedere. Visto l'avvio un po' zoppicante di Inter e Juve, può essere l'anno buono per la Roma per rientrare quantomeno tra le prime quattro per ritornare in Champions? Ma no, noi questo è un progetto che questa società si è preposto di fare un grande lavoro, chiaro, sono tante Napoli, Inter, Juve, Milan, insomma sono tante realtà che dicono la sua fino alla fine, siamo all'inizio per cui bisogna ancora aspettare. Bruno, nel 1982 hai detto la partita che vorresti rigiocare Italia-Brasile. Non a caso poi in quell'anno, in quell'estate, sono arrivati da noi Socrates, Cerezo, Junior, Zico e smetto qui. Beh sì, anche perché il campionato nostro è la dimostrazione di quel mondiale, un motivo in più che abbiamo vinto un mondiale contro grandi campioni, perché se noi andiamo a prendere, ma anche in quel periodo, la Polonia, Perù e Camerun, avevano i Boniek, avevano Incono e Millà, c'erano veramente campioni che già giocavano in Europa, per cui la soddisfazione di aver vinto quel mondiale è come quasi aver battuto tutto il mondo, perché abbiamo battuto grandi squadre e grandi campioni. Senti, ma con Falcao poi com'è andata a finire? Siamo amici, beh, chiaramente alla fine ci siamo scambiati la maglia, ma io ero contentissimo e lui era deluso, per cui assolutamente. Noi ci siamo fatti una foto prima di partire per questo mondiale e con il presidente Dino Viola della Roma disse: da uno di voi due voglio una maglia campione del mondo. Gliel'ho portata io, mi dispiace per Falcao. Adesso un vero e proprio mito del calcio internazionale, Zico, il brasiliano, ha parlato dei mondiali, il sogno di vedere una finale in cui ci sia la squadra verde-oro, ma si è soffermato anche sulla crisi del nostro calcio. Sentiamo dunque Zico. Il Brasile dei fenomeni, che ricordo ha della sua nazionale? Della chi ho giocato? Sono belli i ricordi. Io ho avuto l'opportunità di giocare 10 anni nella nazionale, sono momenti bellissimi perché un ragazzo che ha il sogno e quando è diventato professionista ha potuto concludere questo sogno di giocare nella nazionale, ha potuto sempre in campo, ha dato il mio meglio per aiutare la nazionale brasiliana. Perché il Brasile può vincere la sesta Coppa del Mondo? Perché c'è da essere ottimisti o pessimisti? Essere ottimisti perché tutta la nazionale brasiliana sono giocatori che giocano in Europa, giocatori che hanno avuto successo nei club e è una materia prima che prendono sempre qui. Tutte le grandi squadre d'Europa ai giocatori brasiliani e la squadra che ha vinto aí tante volte la Champions League è il Madrid, c'è tanti brasiliani, per questo dobbiamo avere fiducia che questi giocatori possono dare un bello contributo a nazionale in Qatar. Quali sono le sue favorite? Io volevo una finale Brasil-Inghilterra. Lei ha avuto stima e apprezzamenti in tutto il mondo ed è arrivato in Italia e ha avuto anche la forza di giocare in un club come l'Udinese, anche in un momento dove c'erano altre grandissime squadre. Le chiedo se questo può permettere ai campionissimi di esprimersi al meglio. Sì, ma quel periodo lì era diverso perché potevano solo giocare due stranieri ogni squadra e
le altre grandi squadre avevano già due stranieri e mi è capitato di giocare nell'Udinese, che quello lì è una squadra di metà del campionato. Per me non ho avuto problema, ho dato il mio contributo alla squadra. Abbiamo avuto la felicità di giocare con Varone, che è stato uno dei migliori giocatori italiani della storia, e con ragazzi che dopo hanno diventato forti nelle grandi squadre italiane, come Virdes nel Milan, come Mauro nel Napoli, la Juve, come Di Agostini nella Juve, come Gerolin su Roma, Miano su Napoli. Questi ragazzi io ho visto crescere e aiutato loro a diventare grandi professionisti e sono contento per questo, ha dato un grande contributo al calcio italiano per questo. E che effetto le fa che ora, che a distanza di anni, i tifosi dell'Udinese stanno sognando e dicono: ci sembra di riessere ai tempi di Zico? Sì, sono contento, felice per questo. Dopo tanto tempo la mentalità dell'Udinese di sognare e di disputare uno scudetto, né? Mi pare così, da lontano penso così, perché prima voleva solo l'Udinese prendere giocatori, dopo fare la vendita per gli altri club, e questo anno mi pare che i giocatori pensano anche in disputare lo scudetto, e questo è buono per il calcio e per i tifosi dell'Udinese. E che sempre di Italia-Brasile dell'82? Ricordo che l'Italia ha vinto meritatamente, abbiamo perso, non c'è niente più da parlare, complimenti all'Italia. Ecco, da lontano che pensa invece della crisi del calcio italiano, l'Italia che non parteciperà ai mondiali per la seconda volta consecutiva? Io mi dispiace per questo, perché l'Italia è una squadra forte nel mondo del calcio e No, è difficile di capire un mondiale senza squadre come Italia, come Brasile, come Germania, come Francia, che sono squadre che hanno dato molto al calcio. In questo mondiale si aspetta di vedere il miglior Neymar? Aspettiamo tutti, no? Perché mi pare che la prima volta lui arriverà nel mondiale 100% fisica e tecnicamente. Grande amico di Zico, Franco Causio, che ha condiviso con lui l'esperienza all'Udinese. Causio ha parlato della nazionale e anche del nostro campionato. Sentiamolo. Guarda, io ho incontrato due amici, in particolare Zico, perché noi ancora adesso, dopo tanto tempo, ci rivediamo in Brasile. Io ho una moglie brasiliana, vado spesso, e quindi lui viene anche a Udine delle volte. È veramente un amico, io ho già detto prima, lui più che fuori classe in campo è per me un fuori classe fuori, quindi per tutto e per come si comporta e per quello che fa. A questa invece nuova giovane nazionale manca ancora forse il fuori classe come là davanti, oppure inizia a vedere dei segnali di ripresa anche già dalla partita con l'Inghilterra? Ma guarda, io aspetterei un attimo, perché come ho già detto prima, anche sul palco, abbiamo 75% di stranieri, pochi italiani, però bisogna dare tempo a Mancini di venire fuori come ha fatto con l'Europeo, che hanno vinto l'Europeo, non dimentichiamoci. I giovani bisogna dargli fiducia, bisogna farli giocare e quindi bisogna andare avanti, c'è poco da fare. Con Zico avete condiviso l'esperienza all'Udinese, è un Udinese da Europa quella di quest'anno? Quella di quest'anno? Ma sai, quella di quest'anno è partita alla grande. Il nostro campionato quest'anno è un campionato molto anomalo, sapete che tra un mese praticamente si ferma per il mondiale, e quindi e adesso in questo momento le squadre, quelle più forti tipo Inter, Juventus, stanno trovando un po' di difficoltà, però credo che alla fine vengano fuori, quindi sono squadre che tutte vengono fuori sicuramente. Se no vediamo che l'Udinese è terza, l'Atalanta è prima. Quindi insomma c'è qualcosa sicuramente nel nostro campo, senza col massimo rispetto per queste squadre, assolutamente, vuol dire che loro stanno lavorando bene e c'è qualcosa che in quelle grandi in questo momento non va. Dunque, come promesso, tante interviste a grandi personaggi del mondo del calcio, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento come sempre a domani, buona serata a tutti.